Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantano in Libertà. Eccoci qua con due ragazzi, oggi parliamo di trap, ma lo facciamo subito dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, allora ragazzi, vi presento subito, questi ragazzi fanno trap, giusto? Questo sì, è il vostro sì. Genere. E stanno avendo un sacco di riscontro su Instagram, soprattutto tra i ragazzi, certo, che fanno pezzi loro e quindi sono anche molto molto belli, io già li avevo ascoltati e quindi oggi parliamo proprio con loro di questo genere che sta spopolando e di come stanno facendo loro per ottenere sempre più successo in questo campo. Bene, allora, parliamo di trap con due ragazzi materani, presentatevi. Ciao, io sono LDG, lui è Asa, siamo due rapper materani. E venerdì esce il nostro nuovo pezzo, Chiusi in quattro mura, su tutti i digital store e su YouTube. Ottimo! Bene ragazzi, allora, come vi siete conosciuti? Questa è una collaborazione, giusto? Sì. Perché noi già abbiamo avuto LDG qua ospite già in un'altra puntata, ma adesso ti vedo in coppia, quindi come è successo questo incontro, diciamo? Allora, noi ci siamo conosciuti circa un anno e mezzo fa, quando andavo a registrare le mie prime tracce dal mio studio. Abbiamo stretto più rapporti di amicizia circa 6 mesi fa, quando abbiamo annunciato una collaborazione per questo pezzo, appunto, Chiusi in quattro mura. Ah, benissimo, benissimo. Ci siamo iniziati a frequentare anche musicalmente e i nostri rapporti appunto si sono stretti man mano che avete trovato dei legami musicali, certo, diciamo gusti che vi hanno accomunato. Certo. Okay. È stato quello che ha fatto nascere tutto. Ah, bellissimo. Ok. Benissimo. E com'è stato lavorare insieme? Beh, guarda, sinceramente rispetto a magari scrivere un pezzo da solo, diciamo lavorare al progetto di per sé da solo, sicuramente lavorare insieme, diciamo, magari trovarsi lì in studio, pensarci in due, crea un'atmosfera diversa, carica di energia, voglia di fare, quindi sicuramente è stato bello, ci siamo divertiti un sacco, esatto. E il pezzo comunque è uscito bene, quindi siamo anche soddisfatti del lavoro che ne è risultato. E sì, anche perché comunque il confronto è sempre un po' un arricchimento di ogni persona. Certo. Come si dice, se io ho una cosa e tu hai una cosa, tutte e due impariamo dall'altro. Impariamo e abbiamo tutte e due cose dopo, certo, che sappiamo. Quindi questo è quello che è successo. Esatto. Benissimo. Bene, allora parliamo di questo brano, Chiusi in quattro mura. Allora, il brano, vabbè, è una canzone trap, però abbiamo deciso di cercare delle nuove sonorità, diciamo così. Sì. Infatti il pezzo comunque è il classico pezzo che metteresti in una discoteca, fa ballare, questo è quello benissimo. Che voglio dire. E niente, una canzone trap, si chiama Chiusi in quattro mura. Noi ironicamente l'abbiamo scritta praticamente quando c'era le prime regole del lockdown, pieno COVID, okay. Però Chiusi in quattro mura non riguarda il lockdown, cioè è solo una coincidenza. Ah, ok. Chiusi benissimo. In quattro mura non è altro che praticamente sta a significare noi che abbiamo voglia di fare, quindi ci chiudiamo in quattro mura in studio a registrare. Bene. Beh, certo, perché poi quando uno si toglie un po' le influenze esterne, si chiude, si concentra e di là poi nascono le opere musicali e le opere artistiche. Benissimo. Ragazzi, e cos'è che vi contraddistingue rispetto magari ad altri ragazzi che fanno lo stesso genere musicale? Allora, io penso che conoscendomi, in un pezzo punto molto sulla melodia, sul gioco della mia voce, insomma. Sì. Punto molto al flow di un pezzo, quindi alla melodia che devo occupare in un pezzo, la mia voce, come insomma. Scorre, flow, esatto, una melodia tipo fluido, no? Per chi non... Sì. È una melodia che tu sfrutti in un pezzo. Ho capito, quindi è proprio la linea melodica, giochi su quella. Sì. Benissimo. Mentre io penso che diciamo ciò che mi contraddistingua magari dagli altri ragazzi che fanno musica come me, quindi magari come lui o come tutti gli altri, appunto, sia forse come riesco a giocare con la mia voce. Infatti chi mi ascolta sicuramente lo sa di cosa parlo. Mi piace molto sperimentare, magari mi trovi in alcune tracce che magari faccio un falsetto. Poi, che ne so, mi metto a cantare in un modo diverso, cioè mi piace molto. Ti piace variare. Sperimentare, esatto, proprio. Esatto, penso sia quello. Ma sia a livello di voce, sia anche a livello di incastri, magari ritmici, con il testo. Assolutamente, perché quello è proprio quello. Ma infatti chi mi segue comunque sa che spazio da tracce
forti, aggressive, un sì, po' più infatti, dure, come magari In Alto 2. Sì. A sì. Tracce dolci, d'amore, come 11 e 23, che è l'ultimo. Sì, sì, ho ascoltato, molto bello, 11 e 23. Grazie. Che c'è un'immagine viola. Sì, l'hotel sì, sì, di esatto, cui parlo. Esatto. Beh, ragazzi, e c'è un cantante magari a cui voi vi ispirate, che vi dà certo. una motivazione? Certo, qua. Certo. Allora, senti, io ho iniziato a rappare quando ascoltavo Jamie Tides, che fa rap. Ah, ok, Jamie Al Tides. Momento, diciamo, il cantante che mi ispira, però, non è più Jamie Tides, è Sfera Ebbasta. Ma penso che comunque i ragazzi che mi ascoltano l'abbiano notato, perché penso si senta un po' anche dai pezzi che faccio. Certo, certo. Sì. Sfera Ebbasta, ragazzi. Sfera Ebbasta adesso ha fatto, mi pare, un terzetto con Mahmood. Sì, Dorado, se non sbaglio. Esatto, esatto. Sì, sì, è uscito proprio di recente. Sì. E invece per quanto riguarda te? Allora, io sin da piccolo sono un fan sfegatato di Caparezza, che non è un genere proprio rap, sì. È un genere rap rock. Sì, bravissimo. E crescendo invece con l'età ho iniziato ad ascoltare più cantanti emergenti ormai affermati come artisti, sì. Tra cui Mischilla anche. Ah, bene, bene. Mentre adesso il mio punto di forza è un cantante americano in cui mi ispiro molto, sì. Si chiama Travis Scott. Travis Scott, penso che lo conosciano i ragazzi, lo conoscono sì, tutti sì, sì, perché sì. Fa sicuramente milioni di sì, ma pure di più. Esatto. Sì. Bene, bene, benissimo. È importante ispirarsi a qualcuno assolutamente, e poi dopo prendere quello che ci può dare e poi realizzare noi. Mettendo... Ti dà una grande spinta, insomma. Però cioè... poi ci si mette sempre del proprio per avere quella cosa in più. Bene, ragazzi, e quindi voi avete, oltre a questo brano che avete realizzato, Chiusi in quattro mura, avete in cantiere qualcos'altro? Oppure è la prima volta che scrivete musica? Che cosa pensate, diciamo, per il futuro? Guarda, Chiusi in quattro mura è il primo di una lunga serie. Ne abbiamo fatte davvero tante di canzoni insieme. Abbiamo comunque sfruttato il periodo per fare più pezzi possibili. Il periodo della quarantena. Del lockdown, sì, diciamo. Sì, sì, ah, sì, vedi? Sì. Questo è importante, sfruttare il periodo che può essere magari negativo per qualcuno, però prendere tutto quello che si può da un periodo che comunque sì, sì, può, sì, per sì. poi rinascere. Quando noi ce la siamo spassata, cioè noi ci vedevamo tutti i giorni in studio, fra vedi esatto. che testo scritto, guarda questa base, facciamo esatto. quindi avete lavorato. Quindi noi saremo curiosi poi di vedere tutto quello che voi magari in futuro... Certo. Quindi seguite sti ragazzi perché vedrete un sacco di cose. Bene ragazzi, allora io vi ringrazio per essere stati i miei ospiti qui su Cantare in Libertà. Vogliamo ricordare quindi, siccome noi stiamo registrando, questa puntata uscirà venerdì e sì. quindi oggi voi che state guardando, probabilmente se lo vedete subito questo video, è venerdì. Quindi il vostro brano esce in contemporanea a questa puntata. Quindi appena finite di vedere questo video, andate ad ascoltare Chiusi in quattro mura su YouTube. Chiudetevi in quattro mura, streamatela fino alle 2 del pomeriggio. Vi lasciamo il link in bio qui sotto. Esatto. Mario, vi lascio il link in bio. Assolutamente sì, assolutamente sì, vi lasciamo il link. E poi, che dire più? Uscirà anche su tutti gli altri digital store. Sì, 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 sì. Quindi potete ascoltarla per tutta l'estate e anche oltre l'estate. Bene, grazie ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti.